Con la firma del decreto di chiusura della centrale nucleare di Fessenheim da parte della ministra dell'ecologia francese Ségolène Royal, il presidente François Hollande punta a mantenere in extremis una delle sue promesse elettorali. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli e il decreto di revoca d'autorizzazione del più vecchio impianto nucleare di Francia precisa che lo stop avverrà a partire dalla data in cui entrerà in servizio l'EPR di Flamanville, il nuovo reattore che fino ad ora ha accumulato ritardi su ritardi, dovrebbe entrare in funzione ad aprile 2020.